Comunque, Edo parlava di infortuni, ve l'ho fatto vedere prima, in anteprima, cioè in anteprima, un piccolo spezzone, ecco qua. Questi sono gli infortuni raccolti da Radio Rossonera, no, Edo, se non erro, correggimi se sbaglio, infortuni Abbiamo scoperto che i muscolari. giocatori del Milan si infortunano, sì. No, in realtà i dati, noi ci siamo semplicemente messi ad unire i puntini, ok? I dati sono dati disponibili a cui tutti possono avere accesso, ovviamente da fonti diverse, ma tutte fonti, come dire, pubbliche e ufficiali. Questo Manca è un problema che noi Pulisic ci... tra gli infortuni. Sì, questo è un problema che noi ci portiamo dietro da almeno 4 anni. La prima inchiesta nacque appunto perché c'era questa continua retorica sul fatto che gli infortuni del Milan erano in linea, sono in linea con quelli delle altre squadre. Ora, qui basta guardare, proprio buttare un occhio, proprio da un punto di vista anche di primo impatto, si capisce che questa cosa qui non è vera. Ma la cosa inquietante è che stiamo parlando appunto di infortuni muscolari, perché Okafor anche dopo l'ultima partita precedente a questa con la Svizzera era indisponibile, però era stato un incidente d'auto, un tamponamento, quindi era Sì, rimasto sì. ferito e ovviamente non aveva potuto giocare. Questa volta si tratta di un infortunio muscolare. Il Milan anche questa mattina ci ha tenuto a precisare, a sottolineare il fatto che il ragazzo si è infortunato nelle nazionali, però anche qui unendo i puntini sono sempre i giocatori del Milan che si infortunano quando vanno in nazionale, ok? Quindi la preparazione muscolare è quella, non è che i giocatori poi vanno in nazionale, cambiano il corredo muscolare, indossano quello della nazionale, si portano dietro quello che hanno allenato nel club. Quindi è veramente inquietante questo stillicidio Chi di dà la colpa muscolari. allo staff del Milan, signori? Harry? Aspetta, a chi vuoi dare la colpa? Scusa, Manfredi. Lui, giustamente, No, c'è Edoardo chi parla parlava di di un. sfortuna, non lo so. No, Ma non è, aspetta, Manfred, non è Edoardo ha sfortuna, detto di sono solo unire i 4 anni. puntini. Se io unisco il puntino, guarda, è facilissimo. Il puntino è chi è la squadra con più infortuni da 4 anni a questa parte? Il Milan, in continuazione, Mamma sempre mia. di un certo tipo di infortuni. E se unisco il Quasi tutti puntino, chi è muscolari. l'allenatore, chi è lo staff? Esatto, chi è sempre stato lo staff e l'allenatore in questi 4 anni? Stefano Pioli, punto. Cioè, non è che possiamo girarci Ciccione, tanto anche alla Lazio intorno. c'era questo problema? No, che io No. ricordi, no, in queste forme, no, sinceramente Ah, no. sì, In realtà, scusate, c'era posso? Posso No, ma così, intervenire? con questi numeri, non me li ricordo, sinceramente non ricordo Allora, io infortuni vi a chiedo regolazione. quanti... Vorrei Posso... smettere, scusate, Alla Manfred, Fiorentina ne questo è avevamo Stefano. importante. È Prego. importante Posso fare un perché... esempio io? Aspetta, aspetta. Posso fare un esempio eclatante? Vai, vai, Harry. Alessio Romagnoli, che al Milan era un rottame fisicamente, guardate in 2 anni di Lazio quanti infortuni ha avuto. Sì. Esatto, però aggiungo un'altra cosa perché non vorrei mai, mai contraddire il direttore Ciccione, ma noi siamo andati a No, vedere torna. che in realtà la storia delle squadre di Pioli, degli infortuni, poi sicuramente Scusi, magari di Bond. Edo, scusi, Entra e riesci. stanno provando a farci chiudere questa live perché stiamo dicendo cose forti. Esche, rientra anche lei che Si è sta... laudisizzato, si è laudisizzato. Spollas, spollas. Beh, dare la colpa al 100% allo staff tecnico risulta difficile perché non c'è un parametro giudicabile a livello scientifico, però è chiaro che il dubbio viene quando ci sono così tanti casi, soprattutto rispetto alle altre società, che si possa Vabbè, lavorare in modo diverso per provare ad ovviare può essere una soluzione. Ricordiamo che poco tempo fa Real Madrid, in seguito a una situazione simile, ha deciso di rivoluzionare lo staff perché sì, vero. probabilmente anche loro non hanno la certezza, ma 3 indizi fanno una prova, come si dice in gergo. Lucrezia, Quindi Lucrezia. No, da ma tra calciatore l'altro c'è la paglia. anche Pioli recentemente ha detto ad un certo punto non si può più parlare di sfortuna, forse ci vorrebbe il coraggio di prendere dei provvedimenti, allontanare qualcuno. Al quarto anno in cui ci sono sempre gli stessi problemi, forse qualcuno deve assumersi la responsabilità ed essere allontanato. Ma perché Ora sta questo anche, ragazzi, metropolitano è una contro i live Pioli? particolare questa. Chi non possono né uscire né entrare. Vediamo chi rimane per ultimo, la Cioè, sfida all'ultimo però, da come salvo. avevo capito Deathmatch. io, è cambiato lo staff dei preparatori di Pioli quest'anno, è stato integrato, una cosa del genere. Edo?
No, allora stavo dicendo che abbiamo visto la storia delle squadre di Pioli, quindi probabilmente non con questa dimensione magari di cui stiamo parlando al Milan, ma più o meno l'andamento degli infortuni anche in relazione a quello che è il periodo dell'anno, ci sono delle similitudini, vuol dire che questa roba non fa danni. Ma incredibile, ragazzi. Ma è pure in uno studio, ovviamente cambio stanza. Grazie. È tutto contro di noi. Io vi invito però a chiedervi questa cosa. Tra i giocatori che si stanno infortunando di più, ad esempio Loftus-Cheek, ad esempio Okafor, innanzitutto sono giocatori che già quando li presi erano gente soggetta a infortuni. Era gente che non era tanto più abituata a giocare, qui è venuta anche a poi, giocare sì. A livelli di intensità alta ogni 2-3 giorni. Quindi vi invito a riflettere su sta cosa, e gli altri, tipo a volte Giroud, a volte qualcun altro, sono là con gli anni, quindi quando uno inizia a essere over 32, over 33, è più facile che si infortuni muscolarmente. Però Manfred, c'è da dire una cosa, cioè perché giustamente in chat ti dicono, ok, l'esempio di Romagnoli, c'è da dire ragazzi che dal lato forse Pioli non è il migliore in queste cose. Quello dice Manfred, se poi ti vanno a comprare giocatori che non stanno benissimo, ecco, gli fai la frittata. Perché Mike Maignan prima del Milan non si era mai infortunato. Marco Sportiello non ha mai infortunato. Ma anche Portiere. Dai, ma che situazione state vivendo, raga? Vi faccio un applauso di consolazione. E Leao sono 2 anni di fila che ogni giornata un stiramentino. Bennacer prima del Milan di Pioli non si era mai infortunato. Ho capito, però... ma giocava nell'Empoli, dai. Ci sta, quello ci sta. Dobbiamo vedere i giocatori che stavano bene. Attenzione, perché purtroppo avrei voluto che lo annunciasse Carlo, ma visto che Pioli ha bocciato ovviamente Jovic, come sarebbe da bocciare tutto questo mercato scadente, a gennaio sembra partire l'assalto a David, io non so come si pronuncia, ma è canadese, quindi direi David. Unica cosa, io parlando a telefono prima con Carlo mi ha confermato questa trattativa. Attenzione. Quindi secondo Carlo quanti soldi metterebbe il Milan? Perché al di là dei soldi, stiamo parlando di un altro attaccante che attacca solo la profondità e che è poco propenso a giocare con la squadra. Che volete? Ma speriamo vada come tutte le altre trattative raccontate dall'Audisi. Speriamo? David è scarso, mo. No, non è scarso assolutamente, però lo, come caratteristiche, visto che c'è il direttore, mi permetto di associarlo a un Immobile, un giocatore molto bravo ad attaccare a profondità e ha un po' ma magari fosse Immobile. Se arrivo Milano, ma magari. Secondo lei che quali caratteristiche invece ha bisogno il centravanti del Milan? Quando parlavamo di Taremi, io avevo già il birillo fra le mani, cioè abbiamo bisogno di un attaccante. Taremi è meglio di David. Taremi però oggi al Milan meglio di David per come gioca il Milan, assolutamente sì. Attenzione. Però ragazzi, no, Ciccione si dimetta da DSE, si metta a fare l'allenatore. Non mi sto lamentando io assolutamente. Spesso si cerca di dare un valore assoluto ai giocatori. Fammi dire quello che dicevo io. Noi ci stiamo lamentando che le nostre punte non segna. Taremi quest'anno ha fatto 1-2 gol in Portogallo. Ma anche David ha fatto poco. David perché... sta facendo cagare. Sì. David, come tutta la squadra, tu devi investire su una punta giovane, non andare sempre sui vecchi. Ma bisogna vedere cosa vogliamo fare, Henry. Se noi vogliamo investire sui giovani, ci prendiamo anche il tempo di farli crescere e rimandiamo il periodo in cui torniamo a vincere, rimandiamo il torneo in cui torniamo, il tempo in cui torniamo a essere il Milan. Se vogliamo un Milan pronto per combattere per la Champions League come tutti i tifosi vogliono da oggi, secondo me Taremi è un bel profilo, secondo me. Poi dopo, se vogliamo aspettare i giovani, aspettiamo i giovani, per me non c'è nessun problema. Aspetta che c'era il Milanologo col ditino alzato, prego. Sì, no, ne ho un po' da dire, scusate ragazzi. Attenzione. Io non voglio usare come al solito acqua su fuoco. No, ascoltami. No, è l'audio. Secondo te è l'audio. Ah, prego, si sente male? No, adesso ah, ok.
Ok, Milan a gennaio che obiettivi avrà? Sarà fuori dalla lotta scudetto? In Champions League probabilmente potrebbe, se passa il turno, avere un... Scusi, Milanologo, scusi. Allora, provi a togliersi le cuffie un attimo, provi a parlare senza... Ma io penso sia internet, magari c'è StreamYard di server intasati e fa fatica, raga. No, prego? È internet. Adesso non si sente proprio. È tosta. No, prova qui rientrare. Sì, esca rientra. Pure per cortesia. È l'unica soluzione che ha Manfredi. Non è che ci stanno altre. Sperando che succeda qua. No, però interessante. Secondo me l'unico obiettivo che può avere il Milan... La salvezza, da come si a gennaio... Allora, per me a gennaio il Milan capirà che non può lottare per lo scudetto. Non può scendere sotto il quarto perché gli altri fanno troppo più schifo. Quindi... Lo dici tu, Manfred, non è detto. Questo era così. Certo, dico io. Ne vorrei sbagliare. Non è così. Ne vorrei sbagliare una. Non è così. Quindi l'unico possibile obiettivo potrebbe essere l'Europa League. Se il Milan scende dalla Champions, l'unico obiettivo potrebbe essere l'Europa League. Questo è secondo me, se no perché se arriva quarto in Champions o anche se arriva primo, perché se deve fare gli ottavi di Champions vuol dire che la Champions non è un obiettivo, la Serie A non è un obiettivo, è una stagione di merda che tu la fai così tanto per... Però possiamo tifare una squadra, perché siamo liberi di tifare una squadra, siamo liberi, liberi di fare il miracolo bianco-nero. Andiamo, Manfred, ragazzi, andiamo. Manfred, un altro obiettivo, se esci pure anche nella Champions arrivando quarto e non opti per lo scudetto, per salvare la stagione, provi a vincere la Coppa Italia per salvare la faccia della stagione. Rifacciamo i cos'è la Coppa Italia? No, è Porto Ombretti, signori, la Coppa Italia. Signori, io direi di riprovarci. Adesso, la Coppa, io direi di riprovarci. Musichina in sottofondo, tutto per lei. Mi sentite adesso? Sì, proviamo. Neonologo, prova a togliere le cuffie. No, penso sia una roba di internet, raga. No, sai che secondo me può gracchiare per le cuffie, perché gracchia. Allora, ma è da cellulare, Milanologo, lei? Te? Allora, mi sentite? Sì. Sì. Ora? Ora ci proviamo di nuovo. Perfetto. Visto che erano le cuffie, vai. Allora, vi dicevo che difficilmente il mio gennaio... No, niente. Aspetta, Milanologo, perché io ho bisogno di sentire il suo parere. Proviamo l'ultima. Allora. Esche, rientra, ma tolga il wifi e provi ad entrare con la connessione del cellulare. Proviamo l'ultima. Questa è proprio quando questa è la totale. Questa è la mossa finale. Era gente col ditino alzato. Prego, Edo. Vai, Edo. Sei muto, Edo, che avevi il rumore di sottofondo. Oggi è un po' così la puntata. Scusate. Sono ancora muto, ok, perché poi dopo vi devo salutare. Dico la mia sulla punta a gennaio: se dovesse andare come dice Manfred, la punta non arriva, cioè nel senso, se il Milan capisce che il quarto posto è abbastanza assicurato, la punta non arriverà, verrà rimandata all'estate. Secondo me il punto vero è la prossima estate, sarà veramente il momento della punta, perché anche qui, che la punta mancava, che l'obiettivo numero uno del mercato deve essere la punta, è almeno il secondo anno. Edo, scusami, ti ricordi quando qualche mese fa mi hai invitato sulla tua bellissima radio e io attaccavo il mercato del Milan e voi e tu e il tuo compare non eravate tanto convinti? Sì, io sono ancora convinto. Ma come no, sono ancora convinto, Manfred, che non capisci di calcio. No, scherzo, sono ancora convinto che il Milan, la qualità della squadra del Milan è più forte dell'anno scorso, ragazzi, è difficilmente negabile questa cosa. Dopodiché gli ultimi giorni di mercato andavano fatte delle cose che sono state fatte male, ci sono delle lacune, questo è innegabile, però
le lacune non vuol dire che il resto è stato fatto male, cioè il punto vero è questo, ci sono delle lacune Manfred, ma non è stato fatto male il mercato, il punto vero è che non è stato fatto il salto di qualità sul lato tecnico. Se ci sono delle lacune, tu hai speso 115 milioni, come fai a dire che non è stato fatto male? Cioè, è una conseguenza. È rimasta la lacuna in panchina, Manfred, è rimasta la lacuna in panchina. Diciamolo chiaro, dai. No, scusami. Però che c'entra? Che c'entra? Milan ha dovuto rifondare il centrocampo, ha dovuto fare una serie di cose. La punta e il terzino sinistro, backup di Teo, cioè è una carenza che ci portiamo dietro da almeno un paio d'anni. Però il mio voto al mercato del Milan resta comunque positivo. Non ho capito chi lo diceva, ma anche io sono d'accordo. Quest'estate dicevamo il salto di l'anno scorso si diceva la rosa è corta, il mister non ha in mano il materiale per quest'anno, il salto di qualità da quel punto di vista lì è stato fatto, va bene, ci sono delle lacune, però la qualità generale è aumentata. Il Milan di contro gioca peggio dell'anno scorso e di 2 anni fa. Come mai?